Finalmente, ragazzi, parliamo di questa Snyder Cut. Finalmente parliamo di un film molto atteso, di questa versione realizzata da Snyder, la sua vera visione su quel film bruttissimo uscito nel 2017, e oggi ne possiamo parlare. E partiamo col dire: mi è piaciuto? Non mi è piaciuto? Sì, ragazzi, mi è piaciuto, è stata veramente una piacevole visione. 4 ore che sembravano tante, perché il film dura 4 ore, e pensavo di non farcela, pensavo di dover dividere il film in due parti, pensavo, insomma, che l'avrei visto veramente con tanta difficoltà. Invece mi sono messo lì, l'ho guardato tutto ed è stato veramente piacevole. Un film che riesce a spiegare un po' tutto quello che c'è da spiegare, che approfondisce finalmente i personaggi, cosa che nel film precedente non è stato fatto, perché sostanzialmente, ragazzi, il difetto del film precedente qual è? Il tempo, il fatto di non spiegare quasi nulla, il fatto di essere tutto praticamente superficiale. Qui invece il tempo c'è, abbiamo 4 ore, hanno tempo di introdurre meglio la Justice League, hanno tempo di sviluppare meglio la trama, e Snyder ci è riuscito. È riuscito a tirar fuori un film che si può chiamare film, un film che tu lo guardi, ha senso, non è sicuramente perfetto, c'è qualcosina che non torna, soprattutto nel finale, ma ne parleremo. Partiamo innanzitutto, ragazzi, dai personaggi. I personaggi protagonisti che nel film precedente mi avevano un po' deluso. Mi avevano un po' deluso perché erano praticamente stati introdotti così, senza grandi motivazioni, senza scendere troppo nel dettaglio. Perché ripeto, il film durava molto di meno, quindi c'era fretta di correre. Qui invece, con personaggi come Cyborg, hanno saputo, Snyder ha saputo darci quel qualcosa in più. Perché noi comunque parliamo di un film che non è stato realizzato come gli Avengers, dove ogni personaggio, bene o male, aveva il suo background. Qui avevamo un Cyborg che non ha mai avuto un suo film, né Batman, né Flash. Quindi era importante che questi personaggi qualcosa in più ce la dessero, un minimo di background, un minimo, e il film ci dà questo minimo di background, e soprattutto con personaggi come, dicevo, Cyborg, che viene approfondito molto di più, capiamo meglio la sua storia, il suo passato, il suo dolore, insomma, tutto ciò che riguarda la sua dura vita, perché Cyborg possiamo dire che ha avuto una durissima vita a un certo punto, appunto, della sua esistenza. E ci viene spiegato meglio come, insomma, acquisisce questo corpo robotico. Ci spiegano quali sono meglio i suoi poteri. E lo stesso vale anche per Flash, un personaggio che, come nel film precedente, rimane sempre un po' la macchietta, la parte comica del film, ma che qui non mi fa cagare, perché se c'è una cosa che non mi è mai piaciuta dalla Justice League è sempre stato Flash. Qui invece il personaggio, secondo me, fa le battute un po' più nel momento giusto. È sempre simpatico, è sempre sopportabile, e quindi questo dimostra una caratterizzazione da parte di Snyder molto ma molto più riuscita rispetto alla versione precedente, e questo mi ha fatto strapiacere, perché è stato bellissimo, ragazzi, poter conoscere meglio un po' tutti i personaggi. Diciamo che quello che forse ne ha approfondito meno e che continua a non convincermi tanto è Batman. Non so, Batman continua ad essere un po' troppo, boh, chiuso come personaggio, nel senso che, non lo so, non hanno approfondito tantissimo questo personaggio, che vi ricordo non ha un film standalone, il Batman di Ben Affleck. Gli altri invece mi sono garbati tutti, anche Aquaman, che è sempre stato un tipo un po' troppo sbruffoncello, soprattutto mi ricordo nella versione precedente. Qui invece sì, c'era un po' quell'atteggiamento da duro, però si dimostra anche insomma, un fedele compagno di squadra, e questo fa piacere, insomma, vedere che comunque il personaggio ha un certo carattere, ma che comunque in certe situazioni si comporta di conseguenza. E quindi benissimo, benissimo anche lui, benissimo anche Wonder Woman, ma diciamo che Wonder Woman è sempre stato un personaggio che bene o male ha funzionato, e quindi una volta spiegato una cosa, una volta spiegato un'altra, il tutto funziona meglio. Tutta la Justice League messa insieme ha più senso di esistere rispetto a zero spiegazioni, zero approfondimenti. Qui
Qui invece si sono presi 2 ore per approfondire meglio la Justice League, per fartela conoscere un pochettino, con la trama che comunque andava avanti per quanto riguarda poi anche i nemici, come ad esempio Steppenwolf, un personaggio che io dal film precedente neanche ricordavo. Qui invece anche lui, ragazzi, è un personaggio che riusciamo a conoscere meglio, che riusciamo secondo me ad apprezzare di più. Ma sapete perché? Perché cazzo i personaggi parlano, i personaggi parlano, approfondiscono insomma i loro argomenti, le loro storie, e quindi funziona meglio, cavolo, funziona meglio perché tu riesci a conoscere meglio i personaggi e quindi di conseguenza riesci ad apprezzare di più il film e la storia in cui vengono inseriti. Peccato che secondo me, con tutte appunto queste spiegazioni, questi approfondimenti, il personaggio principale, il villain più potente, Darkseid, che io mi aspettavo che a un certo punto entrasse un po' di più all'interno della storia, perché comunque te lo nominano per 4 ore, poi alla fine neanche tenta un attacco vero e proprio, forse perché si pensava di, insomma, inserirlo in futuri sequel, forse perché diciamo è più una sorta di Thanos, un personaggio che poi avrebbe fatto la sua comparsa un po' più avanti. Praticamente vediamo che fa tutto sto Steppenwolf, che non è neanche il villain principale, ma possiamo definirlo praticamente uno scagnozzo di Darkseid. Non lo so, forse io avrei fatto scendere in campo anche questo Darkseid, anche perché poi nel finale, il combattimento finale, questo Darkseid avrebbe anche la possibilità di attaccare la Justice League, quindi non capisco perché non lo faccia. Ma il finale, diciamo che nel complesso mi ha un po' lasciato confuso, perché il finale secondo me è un po' confuso, anche se capisco che comunque Snyder abbia voluto darci questa versione legata appunto a quello che sarebbe dovuto essere effettivamente il suo Justice League, e che appunto poi avrebbe dovuto avere dei sequel. Ma comunque non ha senso perché se questo film doveva un po' chiudersi da solo, non ha senso per esempio quella scena finale dove vediamo un Lex Luthor che parla con Deathstroke sul fatto che, insomma, vogliono uccidere Batman. E poi c'è questa specie di sogno, premonitore forse, non lo so, non ho capito, dove Batman è in squadra con Joker, Deathstroke appunto. Quindi qui secondo me tu confondi un attimo lo spettatore, perché prima glielo fai vedere nemico e poi glielo fai vedere alleato, quindi stranissima sta cosa. Alleati tra l'altro contro un Superman cattivo, quindi non lo so, totalmente confuso secondo me questo momento inserito proprio, secondo, proprio a cazzo di cane sinceramente, perché manda in confusione tutto, e nonostante, ripeto, mi sembra un incubo, una sorta di sogno da parte di Bruce Wayne, però comunque è strano. L'unica cosa positiva di questo momento, di questo sogno, è la discussione tra Batman e Joker, il Joker di Leto, tanto discusso, tanto odiato in Suicide Squad, che qui non è che faccia tantissimo, non è che ci sia modo di approfondirlo e di capirlo meglio, però quantomeno già un po' l'aspetto, già un po' quello che dice con Batman è più interessante rispetto al Joker che si vede in Suicide Squad. Cioè veramente qui sono bastati 2 minuti per farmi rivalutare questo Joker, che sicuramente comunque nel complesso non è che, ripeto, faccia moltissimo, però meglio di niente. E quindi alla fine cosa posso dire, ragazzi? Un film che mi è piaciuto, un film di cui c'era bisogno? Ma sì, alla fine è stato positivo vedere una versione migliorata della Justice League. Spero che in qualche modo questo film serva per creare prossimamente poi nuovi film che abbiano una dignità come questo. Perché questo, ragazzi, è un film che ha dignità, è un film che si lascia guardare perché è bello, perché è ben fatto. Sicuramente non perfetto, sicuramente non capolavoro, ma meglio, molto molto meglio di quello che abbiamo visto anni fa. Mi ha stupito comunque che 4 ore siano comunque passate in maniera piacevole. Ho apprezzato anche, insomma, gli effetti grafici, che forse non sempre erano al top, ma nel complesso molto buoni. Lo stile dark mi è piaciuto, ma forse a volte era un po' eccessivo, perché ci sono delle scene che veramente non vedevo un cazzo, era veramente scurissimo, forse un po' eccessivo, però comunque in linea con lo stile del film secondo me ci stava. La trama del film era comunque quella, ma andava assolutamente spiegata meglio, andava approfondita di più, e questo film lo fa. E sono contento, insomma, di aver potuto
vedere questa versione. Ora, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa avete apprezzato, cosa non avete apprezzato, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Io ragazzi vi invito ad iscrivervi qui al canale YouTube e a seguirmi su Twitch, dove approfondiremo sicuramente molto di più questo film. Mi trovate in live la mattina alle 11, la sera alle 9. E niente ragazzi, io vi saluto e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Un saluto a tutti e alla prossima.